Benvenuti a questo incontro, a queste working hour su Sparkle. Passo la parola a Camillo. Grazie. Allora, io vi ringrazio per la presenza anche in questo periodo. Già che ci sono, ringrazio anche per il fatto che è passato all'incirca un anno dai primi incontri che abbiamo fatto come gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche. Credo che il primo fosse stato il 28 di dicembre dell'anno scorso, quindi appunto è circa un anno e vi ringraziamo per esserci anche in questa occasione. Dunque, condivido il mio schermo. Allora, sì, ci siamo. La mia idea sarebbe la seguente. Nella parte di questo incontro potrei provare a farvi scrivere determinate query che così appunto vi esercitate, poi appunto io vi lascio un po' di tempo per scrivere, poi le scrivo io e se ci sono dubbi, se avete scritto in un modo diverso, ne possiamo discutere. E poi volevo lasciare un certo spazio a invece richieste da parte vostra, cioè avete una determinata idea di una query che vi interessa o di un tipo di query che vi interessa, non siete riusciti a farla o comunque avete dei dubbi su come farla, la chiedete a me e io ci provo e vedo se sono capace. Quindi, se non ci sono obiezioni a questo metodo, la prima query a cui ho pensato, molto semplice, adesso scrivo qui in cima il titolo di questa query che io avevo pensato è elementi aventi il dizionario biografico degli italiani, il DBI che sarebbe la P1986. Quindi la mia idea sarebbe che provaste a scrivere una semplice query per trovare questi elementi. E vi lascerei un pochino di tempo e dopo ciò possiamo confrontarci. Non penso che ci siano problemi particolari, però. Se qualcuno vuole intervenire, non so, se no semplicemente la scrivete, poi qualcuno apre il microfono, dice che l'ha fatta, non lo so, e poi la scrivo io. Chat, c'è un ciao a tutti, ok. È meglio se ripeti la query allora, se qualcuno è arrivato adesso. Beh, la vedo in teoria a schermo. Il titolo della query sarebbe questo: elementi aventi dizionario biografico degli italiani. Giusto. Tanto, cominciamo a metterci un select e un where. Ok, provo a scriverla io. Prendiamo come nome della variabile item, potremmo mettere anche person, persona, quello che vogliamo. Quindi quello che ci interessa poi ovviamente è l'item. Ok, sì, va bene. E il predicato è che l'elemento deve avere una certa proprietà che è quella del DBI. Se non mi ricordo qual è, uso il completamento automatico e vedete che appunto è la P1986. VDT è il prefisso che serve per raggiungere il valore della proprietà e quindi poi il valore lo pongo come variabile che chiamo in questo caso DB, potrei chiamarlo anche ID, potrei chiamarlo come voglio. Con questa query che ho scritto, io ritrovo gli elementi che hanno questa caratteristica, la posso avviare per mostrare che funziona. Vedete, ho
29.364 elementi. Se voglio avere anche il valore dell'ID, lo aggiungo come variabile selezionata e ottengo anche il valore dell'ID. Vedete? Posso ordinare poi le colonne, vedete, le posso ordinare dall'alto e dal basso e si possono ordinare. Se le voglio ordinare direttamente qui, posso metterci un order by. Allora, ad esempio, ordino per valore del DB e la query mi si ordina in modo ascendente, cioè dall'alto al basso. Per avere il contrario potrei usare order by desk, e allora order by desk sarebbe l'ordinamento discendente, mostriamo anche questo. E abbiamo l'ordinamento discendente, vedete adesso. Torna tutto, ci sono dubbi, domande? Qualcuno che l'aveva scritto in modo diverso, non lo so, difficile, però considerazioni. Chat, un ok, perfetto. Allora, a questo punto, diciamo, una query del genere ha ovviamente un difettino, e cioè che sì, da un lato capisco un po' di chi si tratta sulla base del valore dell'ID del DB, perché l'ID del DB è fatto in modo, diciamo, literal, quindi diciamo mi dà un po' un'idea di chi stiamo parlando, però è un'idea un po' approssimativa. Sarebbe meglio vedere anche le etichette degli elementi e magari anche le loro descrizioni. Quindi il passo successivo che avevo immaginato è: come faccio a mostrare anche le etichette e le descrizioni, diciamo in italiano, di questi 29.000 elementi? Anche qui vi lascio qualche decina di secondi e poi ne riparliamo. Qui in realtà ci potrebbero essere due metodi diversi per farlo, uno più semplice e uno leggermente più complesso. Provate. Quindi lo scriviamo anche qua, elementi eventi DB, mostrando etichette e descrizioni in italiano. Una cosa in chat, scoppiazzo dagli esempi, certo, questo è vero perché ci sono gli esempi, vedete qui ci sono gli esempi, se no uno può anche far partire il completamento automatico. E vedete che il completamento automatico già in questa voce qui, la quarta voce, vedete che c'è una riga, service, se io comincio a scrivere service, effettivamente mi viene fuori, vedete, terzo risultato, qui anzi scrivendo, se vado avanti ancora un po' a scrivere, sì, il terzo risultato è questa riga qua, vedete questa riga. Questo, diciamo, è il metodo semplice per tirar fuori. Esatto, il completamento automatico è più utile che andare a scopiazzare dagli esempi, si risparmia un attimo di tempo per questa righina service, se uno comincia a scrivere service poi gli viene fuori. Esatto, il completamento automatico si attiva con control più spazio, lo ricordiamo, fondamentale il completamento automatico. E questa riga qui fa sì che si attivi la ricerca, diciamo, delle etichette. No, in realtà no. In realtà no, ad esempio anche per altre cose, tipo il completamento automatico si può usare anche per altre cose, ad esempio per alcune per alcuni comandi, ad esempio, che so, se io voglio mostrare quanti identificativi ha un elemento, item, wiki, comincio a scrivere, poi vedi, metto wikibase, due punti, id, adesso stavolta non ha, aspettate, allora vediamo un attimo, rifacciamo, metto direttamente già io wikibase due punti e poi piazzo un completamento automatico, dovrebbe funzionare, invece non lo fa, però fidatevi. Ecco, vabbè, wikibase identifiers, in teoria a volte me lo doveva fare il completamento automatico, però vabbè, comunque, vabbè, wikibase identifiers comunque serve per, fidatevi che il completamento automatico funziona anche in qualche altro caso.
ad esempio con questo prenderei soltanto gli elementi che hanno zero identificativi, che è impossibile perché se hanno il DB non possono avere zero identificativi. Se io voglio quelli che hanno solo il DB, di Wikibase Identifiers 1, e a quel punto mi trova soltanto quelli che hanno un solo identificativo, che è il DB, e che sono 3300. Questo ad esempio è utile. Se io ho un catalogo e voglio trovare soltanto gli elementi che hanno solo il mio catalogo e che quindi verosimilmente hanno bisogno di altri identificativi, posso usare questo. Se no, lo pongo come variabile. Vabbè, questo era un fuori programma, però già che ci sono. Lo pongo come variabile, gli do come nome che so num, lo seleziono e a quel punto ottengo una colonnina in cui vengo a sapere quanti sono gli identificativi che ciascuno di questi elementi ha e può avere, insomma, un suo interesse, vedete? 125, 81, 60, 21, insomma, è simpatica come cosa. Wikibase Identifiers. Si può fare anche lo stesso con il numero di dichiarazioni, si fa con Wikibase Statements. Con Wikibase Statements ottengo il numero totale delle dichiarazioni che include gli identificativi e anche le dichiarazioni, quindi che so, questo lo chiamo ST, questo qua lo rinomino ID, poi sistemo qui ST ID, faccio ripartire e vedete un po', vedete che ST è sempre maggiore di ID perché ST include ID, cioè ID è un sottoinsieme di ST, e, cioè gli identificativi sono un sottoinsieme delle dichiarazioni e vedete che ho tutto l'ordinamento simpatico, bello e così via. Vabbè, questo era un fuori programma, spero che sia piaciuto. Ok, bene. Togliamoli, cioè sono carini in realtà, li potremmo anche tenere, però vabbè, li commentiamo così è come se non ci fossero e li commentiamo. Via, morti. A questo punto, no, dicevo, ecco, una volta che io ho aggiunto questa riga di service Wikibase Label, vedete, lui mi dà, qui questo qui è il parametro della lingua, no? Lui mi dice auto language, questo auto language vuol dire la lingua in cui io sto usando il query service, che vedete qui in alto a destra che è l'italiano. Se io mettessi il query service, quindi auto language, fin tanto che io qui c'ho italiano, vale italiano. Nel momento in cui io passassi qui a un'altra lingua, che so, greco moderno, auto language varrebbe greco moderno. Se no posso scrivere al posto di auto language direttamente italiano, proprio semplice, semplice. Dopo le diverse lingue separate da virgola, che so, io dopo em potrei anche metterci fr, poi potrei metterci de, e poi potrei metterci es, poi potrei metterci quello che voglio, vuol dire che se non c'è italiano ti mostro inglese, se non c'è inglese ti mostro francese, se non c'è francese ti mostro tedesco, se non c'è tedesco ti mostro spagnolo, e se non c'è spagnolo nemmeno non ti mostro niente. Quindi sono è la lingua su cui va a mostrarmi se non c'è quella che io preferisco. Se io voglio l'italiano e basta, nient'altro, it e basta. Se io però faccio così e riavvio la query, non ottengo le etichette, devo anche le etichette, le descrizioni, gli alias o quello che voglio. Devo anche aggiungerli qui nelle variabili selezionate, ovviamente. Quindi ad esempio metto item, poi ci metto item label, poi ci metto item description. Ecco, questi qui sono nomi standard, cioè se io sto usando service Wikibase Label, per forza io devo prendere il nome della variabile, ad esempio item, se avessi messo person sarebbe person, e aggiungerci label per l'etichetta, description per la descrizione e dovrebbe essere alias per gli alias. Mi pare che sia il singolare, se non funziona lo mettiamo al plurale e funziona. Allora, vediamo cosa succede. Questo ovviamente rallenta abbastanza, ma sempre, insomma, consultare le etichette, descrizioni, eccetera, rallenta. Però a un certo punto funziona. Quindi lui adesso va. Gli diamo tempo. Sì, l'ha preso. Ecco, item alias mi sa che è errato. Allora è alias, è il plurale. Dovrebbe essere allora il plurale. Vediamo un po'.
Si può cercare gli item che non hanno una descrizione in una lingua particolare? Sì, si può, va fatto in un modo diverso. Nel momento in cui si deve fare una ricerca su c'è la descrizione in una certa lingua, non c'è la descrizione in una certa lingua, non si può usare Service Wikibase Label. Bisogna usare un metodo diverso. Niente, non funziona neanche con aliases. Qual era allora? Ah, domanda interessante. Vediamo negli esempi, perché io gli alias non li cerco mai, onestamente. Quindi vediamo un po'. Alt Label. Ah, certo, bene. Ottimo. Allora, item, ecco, vedete, si impara sempre qualcosa. Item, alt label, perché io gli alias non li cerco veramente mai. Ok, vediamo un po' se con alt label funziona. E poi adesso mostriamo la cosa invece di se manca la descrizione, che cosa succede. Questi due intanto li togliamo, che li abbiamo visti, non ci servono. Vediamo un po' se... Ok, allora. Sì, vedete che con alt label funziona. Quindi per gli alias usate alt label scritto così. E vedete appunto abbiamo etichetta, descrizione in italiano, alias e DB e funziona tutto perfettamente. Posso ordinare per descrizione, ad esempio, vedete se io ordino per descrizione, i primi che mi vengono fuori sono quelli che non hanno descrizione. Questo è una, qua c'è un alias un pochino brutto che andrebbe sistemato, perché queste maiuscole sono veramente brutte, e quindi, mamma mia, no. Allora, qui si può andare con un metodo un pochino più drastico, cioè questo, rimozione generale degli alias in modo incontrollato, e semplice e brutale, e poi si reinseriscono gli alias. Questa è una cosa che io posso fare perché ho attivato una certa cosa nel mio CommonJS. Se vi interessa vi mostro come si attiva, non è difficile. Basta aggiungere una cosina nel proprio CommonJS, sì, ho eliminato un pochino di cose e poi andrebbero reinserite. Sì, è un metodo un po' drastico, però permette, a volte è utile, ecco, diciamo, a volte è utile. Vabbè, questo me lo sbrigo io dopo, ripristino gli alias buoni. Cosa c'è in chat? Con gli alias esiste, non esiste il best value, te li mostra tutti? Sì, te li mostra tutti. Non c'è un best value tra gli alias, no. Gli alias sono tutti gerarchicamente sullo stesso livello e quindi se ci sono alias, sì, te li mostra tutti. Non c'è, cioè, se no dovresti filtrare per espressione regolare, però di base te li mostra tutti, sì. E vedete che qua ci sono un po' di alias. Se io volessi ad esempio beccare gli alias brutti come questi qua, perché hanno le maiuscole, posso usare delle espressioni regolari sugli alias, mamma mia anche questo. Questa è un'etichetta invece brutta, queste etichette con tutte le maiuscole, oddio. Scusate, la correggo un attimo, qua quante sono? Sono 5, vabbè le correggiamo a mano, Giannini, e le sistemiamo. Ok. Bene, e poi se ci sarebbero altre sistemazioni da fare, comunque adesso questo non lo facciamo perché dobbiamo mostrare come si fa a cercare se non c'è una certa etichetta, descrizione o alias. Questo l'abbiamo mostrato credo anche la volta scorsa, ma lo rimostriamo perché è interessante. Allora togliamoci questo che non ci serve più. Bisogna interrogare la presenza di etichette, descrizioni o alias, non tramite il service, ma tramite un altro metodo. Cioè, così come il VDT è il prefisso che poi mi connette alle varie proprietà usate nella dichiarazione dell'elemento, ci sono altri prefissi che servono per arrivare a etichette, descrizioni o alias. Allora, per l'etichetta è RDFS label. E quindi mi porta l'etichetta che posso chiamare come voglio, la chiameremo label. Per le descrizioni è schema description, che mi porta alla description che chiameremo description, e per gli alias dovrebbe essere scos, ecco, vedete che funziona, scos due punti alt label per l'alias. Ok, vedete che funzionano. Quindi poi qui selezioneremo label, description e alias. Bon.
Il punto è che in questo momento io non gli sto dicendo la lingua, quindi me le tirerebbe fuori in tutte le lingue, che è un po' un problema. Quindi poi vanno filtrati per lingua. Quindi vanno filtrati per lingua, allora si usa il filter. Potrei anche metterlo a capo, come sapete gli a capo sono abbastanza indifferenti, io li metto qua in linea per risparmiare spazio. Allora apro un filter, dentro il filter ci va un filter lang, quindi apro un ulteriore lang. Dentro la parentesi di lang ci metto la variabile da filtrare, che in questo caso è label, e dopo il lang la lingua sarà uguale a codice linguistico it, vedete? Poi copio questo medesimo filtro su descrizioni e alias, e quindi però qua sarà description e qui sarà alias. Ora, se io faccio andare questa query, il risultato dovrebbe essere esattamente lo stesso della query precedente. Solo che vedete cosa succede, perché io ho 11.003 risultati e non 29.000? Chi mi risponde? Perché i risultati sono calati? Prima erano 29.000, adesso in questo metodo sono 11.000. Le tre condizioni devono essere vere contemporaneamente, esatto. Quindi lui sta cercando soltanto gli elementi con DB che hanno sia un'etichetta, sia una descrizione, sia un alias in italiano. E etichetta e descrizione verosimilmente ci sono quasi sempre. Gli alias sono più rari, ovviamente, quindi appunto in questo caso i dati sono calati. Se voglio avere una query che sia esattamente equivalente a quella che ho fatto prima, quindi che mi dia comunque 29.000 risultati dandomi le caselline bianche dove devono essere bianche, devo mettere tutte le condizioni optional. Optional qui. Allora mettiamoci un optional qui, poi un altro optional qua, allora, e lo facciamo ripartire. Come sempre non è velocissimo, ma a un certo punto arriva. 34.000 perché? Allora, la risposta su perché 34.000 è invece la seguente, e cioè con questo comando che in particolare qua il problema riguarda gli alias, cioè inserendo gli alias in questo modo, mentre nell'altro metodo gli alias erano tutti nella stessa casella, suddivisi mi pare da punto virgola o virgola, non ricordo. In questo caso gli alias sono ognuno su una riga. E quindi, ad esempio, Gregorio II, vedete, ha due alias, cioè Papa Gregorio II ha due alias, che sono Gregorio II e San Gregorio, e raddoppiano la riga. Mentre invece col metodo di prima, i due alias, Gregorio II e San Gregorio, erano tutti nella stessa casella, e quindi le righe non raddoppiavano. Quindi qua abbiamo i medesimi 29.000 risultati, 29.000 rotti di prima, solo che gli alias, che sono evidentemente un certo numero, fanno lievitare le colonne. Poi io in generale gli alias non li cerco mai, e quindi, però appunto gli alias in questo caso fanno lievitare le colonne. Però ecco, questa query, al di là del diverso modo in cui mostra gli alias, è perfettamente equivalente alla query mostrata all'inizio, cioè prima, in cui comunque andavo a tirar fuori etichette, descrizioni, alias in italiano. Quindi a questo punto penso che da una situazione come questa sia relativamente facile ricavare invece la casistica di manca qualcosa. Cioè, ad esempio, se io voglio dire che manca una descrizione in inglese, metto qui al posto di optional ci metto un minus, qui al posto di it ci metto n. A questo punto, se la variabile non c'è qui sopra, la posso anche togliere, e in questo modo io andrò ad ottenere le etichette e gli alias italiani degli elementi aventi DB che non hanno una descrizione inglese.
che sono 9.300. Oddio, sono 9.300, però dobbiamo tener conto del problema degli alias. Vedete qui sempre gli alias. Adesso togliamoci dai piedi gli alias, commentiamo questa riga, togliamo gli alias qui in cima, così sappiamo esattamente il numero di elementi vero senza descrizione inglese. Allora, togliendoci dai piedi gli alias, vediamo un po' a cosa arriviamo. Sono 8.844 gli elementi che hanno il DB e una descrizione, e un'etichetta italiana, perché l'etichetta italiana, è opzionale, quindi non devono necessariamente averla. C'è qualcuno che non ce l'ha? Mi sa che ce l'hanno tutti. No, ce l'hanno tutti, però ecco, hanno tutti l'etichetta in italiano, ma se non ce l'avessero, qua verrebbe casella bianca. Hanno il DBI, ma non hanno tutti questi, non hanno una descrizione inglese. Questo dovrebbe rispondere alla domanda di Carlo. Ora, già che ci siamo, da una situazione come questa, Carlo dice che è perfetto, da una situazione come questa noi possiamo fare anche un'altra cosa. Cioè, possiamo, togliamoci queste due condizioni, manteniamo soltanto l'etichetta, togliamo l'optional. Noi possiamo fare anche un'altra cosa, cioè una volta che abbiamo l'etichetta presa in questo modo, o anche questo vale anche per descrizioni o alias, si può fare anche un'altra cosa che non si potrebbe fare col service, e cioè fare dei filtri su come è fatta l'etichetta, cioè ad esempio i filtri legati all'espressione regolare, per vedere che l'etichetta abbia o non abbia determinate caratteristiche. Ad esempio, io posso introdurre un altro filtro, stavolta basato sull'espressione regolare, regex, applicato all'etichetta, label. Qui poi si mette una virgola e dopo la virgola si mette tra virgolette il regex. E ad esempio, io potrei dire che l'etichetta deve contenere una serie di maiuscole, quindi AZ maiuscolo tra quadre, deve contenere una serie di maiuscole che deve essere di almeno tre di fila, tre o più maiuscole di fila. Vediamo cosa succede. Queste sarebbero ovviamente etichette errate, che andrebbero sistemate in qualche modo, e ce ne sono 237, ammazza. Oddio, no, non tutte, perché alcuni sono i numerali romani, questo è vero. Allora, ha ragione, diamogli 5. 5 sono più o meno sicuramente errate, ci sarà qualche numero romano, però già meno. Vediamo un po', 65. Oh, ma guarda che brutte cose. Ecco, queste cose qua sono brutte, le vedete? Tipo Giovan Battista Ricasoli, qua ci sono dei problemi, eh sì, appunto, quindi qua si va proprio di brutale svuotamento come prima, qui o meno remore. Giovan Battista Ricasoli si svuota tutto e poi si reinserisce, corretto, e qua ce ne saranno altri così. Ecco, questo ad esempio è un buon lavoro per, se non avete niente da fare, questo è un lavoretto simpatico, lo inserite un po' così e ce ne sono una sessantina, come potete vedere. Sì. Questi qua sono problemi originati da. Sì. Vabbè. Ecco, questo è un esempio interessante di come si può usare appunto un filtro su espressione regolare. Questa magari la salviamo. Ecco, vedete l'URL breve. L'URL breve ve la metto in chat e magari me la salvo anch'io qua in un blocco note. E ok, bene, e questa qua, vabbè, andrà sistemata. Ora il mio programma si è modificato un pochino, però in realtà questa cosa la volevo mostrare, quindi ho solo cambiato l'ordine delle cose da mostrare. Ora, vabbè, togliamo questa cosa qua, ripristiniamo il service, così, ripristiniamo un service, ripristiniamo quindi item label e torniamo a questa condizione qui. Abbiamo gli elementi che hanno il DB, modifichiamo il titolo,
come faccio ad aggiungere una seconda condizione? Vabbè, questo è semplice. Aggiungiamo che hanno DP ed SBN. P396. Come faccio? Potete anche rispondere a voce, così velocizziamo. Oddio, sembrava una domanda facile. Comunque, aggiungiamo la righina che Carlo ha messo in chat. Ci sono copio, così ci metto anche meno. E aggiungiamo un'altra condizione. Vedete, se io, ops, non l'ha copiata, vabbè, allora la scrivo, così faccio esercizio. Allora, item VDT P396. SBN, e poi vabbè, lo posso anche mettere qua tra le variabili selezionate. Se io metto due variabili nella query, no, vedete le due variabili DB ed SBN, come abbiamo visto prima, nel caso di elementi che abbiano etichetta, descrizione e alias in italiano, anche in questo caso le due condizioni sono entrambe considerate, cioè gli elementi devono rispettarle entrambe. E quindi appunto in questo caso si restringerà agli elementi che hanno sia DB sia SBN. Si avvia ed ha 9535 e vedete i risultati qui sotto. Li vedete? Tutto normale. Se invece io volessi fare gli elementi che hanno il DB o SBN o entrambi, come faccio? Quindi appunto aventi DB e o SBN. Potete anche in questo caso. Se io metto entrambi optional, è un problema, nel senso che una query non può avere soltanto condizioni opzionali. Non OR non esiste, esiste Union. Esiste Union, che adesso mostriamo esattamente. Quindi io racchiudo le due condizioni in parentesi graffe, scusate, e le collego con Union. Poi anche qui posso mettere Union a capo, lo posso mettere qua, posso mettere tutto su una stessa riga, posso fare un po' come voglio. Mettiamo tutto su una stessa riga e a questo punto faccio ripartire. E verifichiamo, ci metterà un po' di più perché sono un po' più di elementi, saranno circa 50.000, un po' di più forse, vediamo un po', infatti ci sta pensando abbastanza, tuttavia restiamo fiduciosi, non sono così tanti da mandarlo in timeout, anzi magari restringiamo l'etichetta all'italiano. Questo forse lo alleggerisce leggermente. Comunque ce l'ha fatta. Ecco, qui è interessante che vediamo come lui mi dà, quanti risultati mi dà, addirittura 75, ok, 75.000. Vedete che quelli che hanno il DB, che sono questi, tipo non hanno SBN, e viceversa, se io ordino per SBN, vediamo un po' ordine inverso, quelli che hanno SBN mi sa che non hanno il DB. Ecco, questo non è che sia, cioè, il punto è che se io faccio una query come questa con Union, lui mi mostra se un elemento ha sia il DB sia SBN, lui me li va a mostrare su righe diverse. Proprio perché si tratta di una union, lui me li mostra su righe diverse. Se io voglio far sì che lui mi mostri i casi in cui ci sono entrambi sulla stessa riga, devo aggiungere il distinct. Adesso vedrete che i risultati calano, perché lui unisce alcune righe, cioè unisce le righe dei casi in cui ci sono entrambi, che in questo caso venivano scisse, cioè c'era una riga per elemento etichette DB e una riga con elemento etichette SBN.
Ora invece andrà ad unire le due righe, mettendoci anche leggermente di più, e le righe dovrebbero calare di almeno 10.000, credo. Dovrebbero andare a 65.000 o anche meno. Vediamo un po'. Perché appunto, se l'elemento compare più volte, io gli sto dicendo, no, sono rimasto uguali. Perché sono rimasto uguali? Sono rimasto uguali perché allora forse quello che io ho detto era falso e se c'erano entrambi me li mostrava comunque, però strano. Questo è strano. Pensavo che calassero, ho detto onestamente. E, perché non calano? Perché... Perché lui comunque va a considerare gli IB e gli SBN, quindi io come posso fare? Come posso fare? Allora, forse un metodo più efficace? No, però. Resta una questione... Allora, mentre ci penso si accettano suggerimenti dal pubblico, però vediamo un po' cosa dice con la chat, non è che esclude quelli che li hanno entrambi, no, non direi, union di certo fa l'unione, quindi no, direi che quelli che li hanno entrambi vengono comunque presi. Perché appunto il distinct in teoria dovrebbe appunto fare quello che ho detto, cioè riunirli su una sola riga nel caso in cui ci siano entrambi. Però evidentemente non lo sta facendo. Group by. Group by tendo a pensare che dia dei problemi in un caso del genere. Mettere optional in una delle due. Allora, mettere optional in una delle due sicuramente ha un effetto positivo. Tuttavia, ad esempio, mi perdo, cioè se io metto che so, se io metto così e poi metto optional su SBN, mi vado a perdere quelli che hanno solo SBN e non il DB, che è per carità un'opzione fattibile, però group by secondo me dà errore, dovrebbe dare errore. Se io faccio così, effettivamente penso che il risultato lo ottengo, però mi perdo gli elementi che hanno soltanto il DB. Values. Values, allora, non si può fare la prima fissa e la seconda dopo union in optional. Non mi è del tutto chiaro. La prima fissa e la seconda dopo union in optional. Aspetta, dunque, ecco, no, allora qui un risultato c'è, cioè qui vedete che ci sono dei casi in cui ci sono entrambi, però i risultati sono calati nettamente perché sono 29.000, sono i soliti 29.000 che hanno il DB e quelli che hanno SBN vengono messi qua. Però aspettate, volevo riprovare un attimo la query che ho mandato prima perché forse mi sono perso d'animo troppo presto. Questa qua è 75.000. Vediamo un attimo. Se io metto order by DB e poi SBN, cosa succede? Giusto per controllare che non ci siano alcune righe in cui ci sono entrambi che non avevo notato, il che è possibile. Volevo giusto fare questa verifica prima di dire che questa query è sbagliata, perché forse in realtà non è sbagliata. Un attimo, ovviamente anche gli order by ci metto un attimino di più, datele tempo. Ok, 75.000, volevo vedere
ci sono righe in cui compaiono entrambi, no, non ci sono. Vabbè. Questo direi che lo teniamo in sospeso. Lo teniamo in sospeso e sì. Devo rivedere come funziona Union, perché devo rivedere come funziona Union in un caso del genere. Ora non è fondamentale, però ha comunque un suo interesse. Oh, qui c'è una cosa che non ha etichetta in italiano, davvero. Vediamo un po'. Alfredo Marzocchi, effettivamente. Ma aspetta, questo forse è un abbinamento errato. Alfredo Marzocchi, PhD alla Scuola Normale del 90. Ah, c'è SBN che ha un formato strano. Ah, vabbè. No, forse è anche corretto in realtà. Beh, lasciamolo qua. Lo lasciamo qua. Ok. Sì, perché questi qua sono gli SBN che hanno un formato... Sì, che hanno un formato che non dovrebbero avere. Ok, perfetto. E comunque, sorvolando su questo punto, cos'altro volevo mostrare? Cioè, cos'altro volevo anche provare a farvi fare? Beh, torniamo un attimino indietro, sorvoliamo sulla Union. Ecco, sì, siamo qua. Ecco, elementi che hanno sia SBN sia DB. E a questo punto pensavo di aggiungere elementi che hanno sia SBN sia DB e che hanno un'occupazione senza riferimento. Come lo facciamo? Mentre lo fate, faccio una breve interruzione, quindi disattivo un attimo il video. Ok, dunque, SBN più DB l'ho risolta così. Vediamo com'è questa soluzione. Allora, ok, cerchiamo quelli senza riferimenti, va bene. Subito avevo aggiunto solo Q5, ma erano troppe. Allora, questa è una soluzione buona. Questa è una soluzione buona. Vabbè, anche il Regno d'Italia forse si può anche togliere, si può anche mettere semplicemente anche solo P31 Q5, perché effettivamente qui sappiamo che parliamo solo di umani, quindi se uno mette umani e poi si mette optional su quei... Però, oddio, ah no, ho capito perché se uno non mette questo, se uno non mette Regno d'Italia, poi gli vengono fuori tutti gli umani. No, allora, questa è una soluzione che ha un senso, anche se prende solo quelli che sono del Regno d'Italia, se no uno dovrebbe mettere anche, dovrebbe unirli anche a quelli dell'Italia, poi più o meno ottiene il risultato. No, io speravo di, diciamo, questo non bypassa il problema legato allo union e al distinct, su cui mi riservo di riflettere ulteriormente. Andava in timeout. No, infatti solo Q5 va ovviamente in timeout, perché devi andare
perché va a indagare 9 milioni di umani. Così invece funziona, però ovviamente si limita solo al Regno d'Italia, quindi ad esempio si perdono anche, che so, tutti quelli per cui non è stato dichiarato il paese di cittadinanza, che probabilmente sarà stato il Regno d'Italia, però anche tutti quelli che so, ma anche tipo Dante, da questa qua non viene fuori, perché Dante non era del Regno d'Italia. Ma in realtà appunto quella che ho mostrato prima con Union non aveva problemi se non quello della duplicazione delle righe, quindi era comunque un problema minore. Volevo riflettere ancora sulla duplicazione delle righe, questo sì, però in realtà comunque resta credo la soluzione migliore con Union. Con DB sono... e con Optional SVN sono 29.385. Perché penso che ci siano casi in cui ci siano due SBN. E il fatto che ci siano due SBN ti fa raddoppiare la riga, sì. Quindi lì dovrebbero essere duplicazioni di SBN, penso. Poi dovrei verificare questa affermazione, però dovrebbero essere duplicazioni di SBN. No, invece ecco, la mia domanda qui era... elementi che hanno DB ed SBN e l'occupazione senza riferimento. Su questa ci sono risposte? Se no, proviamo, la provo a scrivere io. Allora, andiamo un po'. Chat. Schemino bello, esatto, sì, c'è lo schemino bello, che infatti è quello che ho anche inserito nella pagina del gruppo. L'ho inserito nella pagina del gruppo. Allora, questo è il GVMAB, barra query. No, in realtà in che pagina l'ho inserito? L'ho inserito in quell'altra pagina. Vediamo subito. Però, allora... Ah sì, l'ho inserito forse nella mia pagina. Ah sì, l'ho inserito, certo, l'ho inserito nella pagina con la spiga. Cioè, in quello ho messo qua. Linkiamo anche questa, scusate, così almeno è più facilmente accessibile. CFR anche. Allora, così. E lo salviamo. Ok, meglio. Allora, sì, lo schemino che questo qua, esatto, lo vedete, lo rimostriamo, questo è fondamentale. Dall'elemento attraverso P arrivo alla dichiarazione. E dalla dichiarazione, per arrivare al riferimento, che è qua in cima, prove was. Per cui io metto item, prefisso non è VDT in questo caso, ma è P, perché devo andare al nodo della dichiarazione, quindi P106 occupazione. Quindi con questo arrivo al nodo dell'occupazione. Se io scrivo che l'occupazione prov was derived from riferimento, vuol dire che l'occupazione deriva da un certo riferimento. Se io ci metto minus sul riferimento, evidentemente l'occupazione non ha un riferimento. E a questo punto avvio e ottengo gli elementi che hanno DB ed SVN e che hanno un'occupazione tuttavia priva di riferimento, che sono anche tanti all'occhio e croce. Sono davvero così tanti? Sì, penso probabilmente di sì. Se gli elementi appaiono più volte è perché hanno più di un'occupazione senza riferimento, tipo Pietro Giustiniani verosimilmente ha due occupazioni senza riferimento, tre occupazioni senza riferimento, ammazza, tre, e compare quante volte? Due. Perché compare solo due e non tre?
probabilmente la terza è più sotto, penso che, perché l'ordine ovviamente qui è casuale, però la terza dovrebbe essere più sotto. Se io adesso lo ordino per etichetta, tipo Abramo e Kellensen, ne avrà due, perché compare due volte. Verifichiamo questa dichiarazione. Allora, Abramo e Kellensen ha due occupati della Bibbia, si funziona. Quindi appunto, volta, in questo caso, distinct dovrebbe sicuramente funzionare, e quindi anche gli elementi che hanno più di un'occupazione senza riferimento compariranno una sola volta. Esatto, 5068 elementi unici. Perfetto. 5068 elementi unici che hanno una o più occupazioni senza riferimento. Ok, va bene. Allora, cosa dunque? Sì, non ci sono ma allora sì, non ci sono mai le fonti, piano piano metteranno anche quello obbligatorio. Allora, al di là del fatto che nulla è obbligatorio, cioè anche sulle date di nascita e di morte e sui luoghi di nascita e di morte, il riferimento per l'occupazione è fortemente consigliato, ma non è obbligato, anzi, non è nemmeno fortemente consigliato. Il flag sarebbe il consiglio debole. Il flag è il consiglio debole. Il punto esclamativo è il consiglio forte, e il consiglio forte si usa solo per dichiarazioni molto sensibili, tipo viene messo per l'etnia, per l'orientamento sessuale, per poche altre cose. Il flag è il consiglio debole, l'occupazione non ha nemmeno il flag. Ma allora, se diciamo, si può avviare una discussione per consigliare di mettere il flag. Anche una volta che uno mette il flag è solo, diciamo, un consiglio che sì, lentamente educa un po' gli utenti, però insomma, cioè non è che abbia, sì, ha l'effetto di far capire all'utente che insomma anche l'occupazione un riferimento ce lo dovrebbe avere, ma poi alla fine tutto ci dovrebbe avere un riferimento, salvo le cose più ovvie. Quindi diciamo sì. Poi appunto, cioè, metteranno, cioè, in realtà appunto è una decisione anche nostra, cioè se noi riteniamo in tanti che l'occupazione dovrebbe comunque avere un riferimento, si può discutere di metterci la bandierina, come viene fuori la bandierina per la data di nascita e di morte e per il luogo di nascita e di morte. Per il luogo di nascita e di morte, peraltro, l'ho messa io perché qualcuno aveva messa alla data di nascita e di morte, allora ho detto la mettiamo anche per il luogo, perché mi pare sensato, e nessuno me l'ha contestata come cosa. Quindi se in tanti riteniamo che si possa mettere anche per l'occupazione, secondo me ci potrebbe anche stare, a quel punto la facciamo venire fuori, non è tecnicamente difficile, si tratta giusto di essere d'accordo che sia una cosa utile. Ok, quindi abbiamo anche ripassato lo schemino, che è importante, tenetelo sempre presente, lo schemino appunto dei prefissi per orientarsi tra l'elemento e poi il nodo della dichiarazione, da cui si arriva da un lato ai qualificatori attraverso il PQ che vedete qua e attraverso e sempre anche al nodo del riferimento. E poi volendo potremmo anche parlare di nuovo dei rank, ma alla fine sui rank non si lavora troppo con le query, quindi questo sarebbe credo il punto, cioè le cose più importanti le abbiamo riviste, un po' di interazione c'è stata. Io a questo punto aprirei in realtà le domande richieste dal pubblico, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante, aprirei alla query dei vostri sogni, insomma, per quello che posso provare dovrebbe più o meno, possiamo ricercare di metterla in piedi. Interrompiamo un attimo la condivisione e non so, esprimete le vostre idee.
quelle inviate da Veronica via mail le ho inserite in quella pagina. Le ho inserite in quella pagina che è il gruppo gvmab/query, che adesso rimostriamo un attimo. Allora, adesso la rimostriamo, datemi un attimo, che le cose di Zoom sono sempre tra i piedi. Allora, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Tiriamo giù ancora un attimino. Ok, dovrebbe essere questa. Sì, ok. Query per un catalogo, paragrafo 2, ci sono quelle che ha chiesto Veronica, quindi appunto identificativi presenti in elementi di persone, persone aventi almeno un identificativo, case editrici, opere, va bene, poi persone con almeno un identificativo. In questo caso, vedete, sto sempre prendendo una proprietà specifica come base, ma basta cambiare questa e la si adatta ad un'altra proprietà, insomma. Elementi che hanno almeno un identificativo ed etichetta in italiano, almeno un identificativo senza etichetta in italiano, qui vedete appunto il minus applicato a RDFS label filtrato sull'italiano, lo vedete. Stesso concetto per le descrizioni, vedete, qua addirittura senza descrizioni sia in italiano sia in inglese, vedete anche qui. Poi, qua ci sono tipo degli alias contenenti, alias o etichette contenenti una virgola, che sono probabilmente problematici, descrizioni probabilmente problematiche in questa query, anche questa è carina, provatela. Sul vostro catalogo trovate un po' di cosucce da correggere, su Wikidata si intende. Vabbè, alias, ok, assenza di alias, persone nate a Roma, vedete anche qui, nate a Roma, questa è la mappa dei luoghi di nascita, e poi abbiamo eventuali date di nascita e di morte, questa qui, e date di nascita e di morte senza riferimenti, e poi qua erano finite. Quindi queste sono le query che c'erano nella mail di Veronica. Ok, perfetto. Quella di Veronica, visualizzazioni mappa e timeline. Allora, la visualizzazione timeline di Wikidata io continuo a dire che è molto brutta, però questo non vieta di usarla. Ad esempio, se io ho una query con delle date, qui vedete che ci sono delle date. Il punto è che, ad esempio, qui abbiamo, cioè, la visualizzazione, a differenza della visualizzazione, il punto è che, ad esempio, cioè, se io ho, qui avrò 20.000 risultati, no? Una cosa del genere, adesso più o meno si caricano. Se io ho 20.000 risultati, un conto è porli su una mappa bene o male ci stanno. Le timeline crashano molto male, sia che sia su Wikidata, ma una cosa del genere temo anche su Istropedia. Però ecco, la migliore alternativa per quanto riguarda le timeline, a quanto io so, è comunque Istropedia. Cioè Istropedia, io prendo Istropedia, Wikidata, ecco qui c'è Wikidata Query Viewer Beta, lo vedete, ci entro dentro, incollo la query qui dentro, la incollo qui, e genero la timeline. Quindi appunto c'è anche un merge da applicate results che si può spuntare, e poi va, insomma, non è difficile da usare Istropedia. E questo per quanto riguarda, però appunto, cioè, se io ho 27.000 risultati, adesso sono un po' meno perché alcuni non hanno le date, perché qui ho messo le date come optional, quindi alcuni non hanno le date, ma anche se tolgo gli optional parliamo comunque di molte migliaia di risultati, e metterle su timeline, diciamo, dà un risultato, cioè va in tilt un po' ovunque. Per quanto riguarda le mappe, invece, le mappe vengono bene. Comunque, ecco, come si passa alla timeline? Si passa banalmente da qui, dove c'è l'occhietto, io seleziono timeline, adesso qui non lo faccio perché è da timeout, però vedete che qui c'è timeline, io lo seleziono e lui va. Se invece la mappa va la stessa cosa, o metto il default view qui in cima, oppure
oppure banalmente, se io non metto il default view, mettiamo che io lo tolga, poi tra le visualizzazioni c'è map qua, quindi appunto lo si trova comunque, e questo. Poi ecco, per quanto riguarda i layer, di cui si era parlato nelle mail, per quanto riguarda i layer, c'è un esempio carino che ho inserito. Allora, per quanto riguarda i layer, non credo, a quanto so, ma potrei sbagliarmi, che si possa modificare la grandezza dei puntini, tuttavia si può modificare il colore dei puntini. Si può modificare il colore dei puntini, ad esempio, qui c'è un esempio, penso di averlo messo qui, vediamo un po' se l'ho messo, sì l'ho messo, vedete, questa è Wikidata Iris che voi conoscete. Tra le query di Wikidata Iris, l'ultima query, vedete, mappa dei luoghi di nascita più frequenti per le singole persone aventi almeno un Iris. Clicco. Allora, questa è una query un po' più complessa, perché ci sono un select annidato e un'inclusione. Quindi, insomma, è un pochino più complessa, però funziona. Praticamente io vado a prendere... Provo a spiegarla, provo a spiegare questa cosa, anche se così mi mangio l'ultimo tempo residuo, ma può essere interessante. L'elemento deve... Allora, Iris è una proprietà che viene usata come tale. Questo è il senso di questo pezzo qua. Vedete che poi questo Iris va qui, quindi appunto Iris... è l'uso della proprietà Iris all'interno di un elemento, no? Quindi appunto Iris viene usata in un elemento e la proprietà Iris ha come oggetto un elemento che ha come motore software Iris. Quindi diciamo la proprietà di Iris ha come oggetto un elemento che è un Iris e quindi è una proprietà di un Iris. L'elemento che ha un iris, l'elemento che ha un iris ha anche un luogo di nascita, vedete, P19L, e il luogo di nascita ha delle coordinate, P625 coordinate. Molto bene. Io conto gli elementi che hanno l'iris, li conto con questo pezzetto qua, poi il conteggio va a finire qui dentro, va a finire nel select esterno, e il select esterno viene portato qui, in questo pezzo qui in fondo, viene portato in questo pezzo qui in fondo, in cui io spezzetto il numero di elementi in base delle fasce. Quindi dico, una prima fascia sono gli elementi che hanno 1 o 2 iris, un'altra fascia quelli che ne hanno da 3 a 5, cioè i luoghi di nascita. Quindi... una o due persone nate in questo luogo e presenti in un iris, 3-5 persone nate in questo luogo e presenti in un iris, 6-15 persone o 16 più, e lo uso come layer, e il layer poi viene selezionato qui in cima. La facciamo partire così almeno mostriamo che funziona. Funziona, abbiamo 493 luoghi di nascita unici per persone presenti in un iris, ovviamente la maggior parte di questi luoghi, ma non tutti, vedete che ce ne sono anche vari in giro per il mondo. La maggior parte sono in Italia, e vedete ad esempio, vedete il punto blu su Roma, perché a Roma ne sono nati 212, quindi rientra nella fascia più alta, che è 16 più, vedete. Invece che ad esempio anche Siena rientra nella fascia più alta perché ce ne sono nati 23, quindi è sopra i 16, come anche Pisa e Livorno. Piombino rientra invece nella fascia bassina perché sono 4. Posso anche mostrare soltanto i luoghi più alti, vedete ad esempio se io tolgo un po' di spunte posso mostrare soltanto i luoghi dove sono nati più di 16 persone, vedete? Che risultano essere ovviamente una serie di capoluoghi di provincia. Qua abbiamo Salerno, Napoli, poi ovviamente abbiamo dati super incompleti, di un'incompletezza cosmica, però vedete che così La Spezia, Genova, poi posso mostrare anche quelli che sono da 6 a 15, e allora saltano già fuori un po' più di altri luoghi. Vedete che siccome abbiamo lavorato molto sulla Toscana, ad esempio in Toscana c'è una percentuale di luoghi maggiore, mentre tipo, che so,
non mi saltano fuori nessun, per dire che so, non abbiamo luoghi. In Piemonte c'è solo Torino, è evidente che è un problema di incompletezza dei dati. Però ecco, vedete che appunto sulla Toscana, su cui lavoriamo da più tempo, se porto anche 3,5, insomma, vedete che c'è una densità maggiore, insomma. Questa funziona, ad esempio, io posso applicarla anche solo a un singolo iris, la posso applicare, ad esempio, qua si semplifica anche abbastanza se la applico a un solo iris, che so, qui ci metto un solo iris, ci mettiamo iris un IP, dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Funziona? No, errato, devo usare VD, scusate. VD. Così funziona, esatto. Bene. Ecco, questo è Iris un IP, vedete che ci perdiamo un po' di luoghi internazionali. Focus sull'Italia. Focus sull'Italia. Se ovviamente tolgo, se io tolgo ad esempio questi qua e quelli che ce ne sono solo uno o due, vedete che appunto se comincio a vedere solo quelli dove insomma ci sono più persone, vedete che la maggior parte dei luoghi sono legati alla Toscana, no? Vedete ovviamente Pisa, Livorno, Firenze e un po' di luoghi qui nell'Alta Toscana dove si addensano un po' di persone. Cosa c'è in chat? Oddio, una domanda lunga. Allora, proviamo a rispondere alla domanda lunga. Ho provato a modificare una query del Wikidata Wikisummary, questa. Ho provato a ribaltarla, cioè a rappresentare su un grafico l'andamento della popolazione di una città così. Ha senso quello che ho fatto? Dunque, vediamo subito. Ecco, proviamo a fare questa, così poi. Ok, proviamoci. C'erano altre domande sopra? No. Ok, allora, qua del Weekly Summary è questa qua. Cosa sta facendo? Timeline of places when they had a population of exactly 500. Ok. Ok, va bene. Mentre invece noi cosa abbiamo provato a fare? La timeline di una popolazione di una città che è. Allora, vediamo. L'elemento. Allora, tu hai usato per dire sostanzialmente la tagliata de Empordà, la città è quella, no? La tagliata de Empordà. Non sapevo come filtrare una città unica. Bah, basta mettere il posto di elemento, ci mette direttamente l'elemento stesso. VD, come si chiamava? Vabbè, ci mettiamo. Aspetta, torniamo indietro. Allora, la tegliada d'Empordà. Ok. Quindi VD due punti, la tegliada d'Empordà. Adesso il completamento con gli spazi comincia ad avere qualche problema, scusate. Il completamento quando si cominciano ad aggiungere spazi va un po' a quel paese, però perché non lo trovo? Forse era la taglieta. Ah, forse era con la. Ah sì, la tagliata d'Empordà, beccato. Ok, perfetto, ce l'abbiamo. Più semplice, ok, la tagliata d'Empordà ha una popolazione che poi noi andiamo a prenderci così e questo è il tempo. Sì, ok, sensato. Order by time. Ok, dovrebbe venire bene. Vediamo un po' cosa succede. Allora, se io poi ci metto il grafico, grafico a linea, diciamo. Ok, interessante. Ma allora, questo sbalzo qua, io penso che sia nei dati di Wikidata, non penso che sia dovuto alla query problematica. Diamo un'occhiata all'elemento. Allora, se io prendo l'elemento, cioè penso che sia un problema semmai nei dati o nei dati statistici della Spagna o nei dati dell'elemento più che un problema nella query. Allora, 449, 59, 55, 35, 20. Dovrebbe essere uno sbalzo a un certo punto, no? Vediamo un po'. Eh sì, questo no. Ah sì, lo sbalzo no. Aspettate. Allora, 500. Aspetta che cerco di rivedere un attimo la timeline. Dov'è lo sbalzo qua? È lo sbalzo nel 2018. Ok. Ah,
Ah, no, qui è un problema. Ah no, aspetta. Qua, no, no, qui il problema è chiaro, qui è un problema nei dati. Cioè il problema è nei dati perché è stato aggiunto qui 2018 che va tolto. Siccome 2018 compare due volte, lui li va a sommare, quindi sembra che venga nel 2018 459 per 2. No, ma qui se io tolgo 459 e la query si aggiorna, questo va a posto. No, no, questo va a posto. Vediamo un attimo, adesso ci metterà un po' ad aggiornarsi. Posso anche fare il default view. Allora, default view. Aspetta. Line chart. Chart da solo non funziona, è line chart. Line chart. Non si è ancora aggiornato, però ad esempio se io prendo un altro comune spagnolo, scusate, Barcellona, vediamo un po' se funziona. Sì, vedete, Barcellona funziona. No, no, lì era un problema nei dati. Era un problema nei dati. Appunto, le query hanno anche valore diagnostico. Era un problema nei dati. E no, invece appunto il metodo più semplice per filtrare la città, no, no, semplicemente scrivere, cioè il fatto, nel soggetto ci può essere una... Il soggetto di una query può essere un soggetto determinato da una variabile. Non c'è nulla che implichi che il soggetto della query debba essere una variabile. Ad esempio, io potrei fare, se io parto un attimo da zero, ci metto select id e poi metto select id dove l'elemento che è, che so, Pericle ha una proprietà e la proprietà ha un id, adesso così non ha molto senso, cioè io prendo tutti i valori di tutte le proprietà di Pericle, però non so quali sono le proprietà, allora seleziono anche le proprietà, lancio e ottengo tutte le proprietà, ecco questi qua non sono i valori, questi qua sono gli identificativi delle dichiarazioni, questi qua sono gli identificativi delle dichiarazioni, quindi me ne faccio relativamente poco. Però ecco perché id, ok, perché questo è la statement, quindi poi dalla statement dichiaro, dovrei dichiarare, adesso qua diventa più complesso, allora facciamo una cosa diversa, se io voglio semplicemente avere invece le proprietà usate dentro Pericle, togliamo questa cosa qua e ho le proprietà usate dentro Pericle, ho una serie di descrizioni, vabbè, una serie di etichette distinct, così ci leviamo un po' di cose, meglio, ho una serie di vabbè, etichette, cose varie, eccetera, e poi tutte le proprietà, vedete che ho tutte le proprietà VDT, ho tutte le proprietà usate dentro Pericle, per dire. Mi presenta due volte, mi sa, me le presenta sia come P sia come VDT, insomma, poi bisognerebbe fare una serie di filtri, però se no, se voglio fare ancora meglio, allora poi qui ci metto propid wikibase direct claim id e così dovrebbe sistemare un po', no scusate, prop, no id, prop. Ecco, così sistema, queste qua sono veramente solo le proprietà che vedete, sono tutte presente con VDT e quindi qui abbiamo le proprietà, meglio allora che prenda propid, scusa, ecco abbiamo le proprietà appunto usate dentro Pericle, che sono 111, ok, perfetto, questa funziona bene. Ok, quindi no, appunto, il soggetto di una query può, il soggetto di una tripla dentro una query può tranquillamente essere un soggetto determinato, nessun problema. Ok, siamo al limite del tempo, però se ci sono altre domande, per me non è un problema rispondere. Una cosa in chat, metti in chat quest'ultima query per favore, quella di Pericle. Ok, un attimo. Sì, grazie. Allora,
Dovrebbe essere questa, sì. Mettiamola in chat. Allora. Perfetto. Altre idee, query dei vostri sogni. Poi vabbè, le potete chiedere anche in lista, cioè nella mailing list, sul gruppo Telegram, a me personalmente via mail o in altro modo. Quindi, cioè, non è questa l'ultima occasione per sé, però se volete. Nella timeline posso visualizzare un range di tempo dal, anche se ho tutti nati, sì, si può, ma anche nei risultati della query si può, ad esempio, adesso lo rimostro, allora, prendiamo, facciamo una query ex novo, allora, vabbè, ho in mano, ok, ho in mano quelli del DBI, ok, ho in mano quelli che hanno sia DBI sia SBN, bon. Selezioniamo la data di nascita, mettiamoci P569, data di nascita, DBI, e poi prendo un filtro, filter, ok. Mettiamoci year della data di nascita che è meglio, year di B minore di 1005, che so, e mettiamoci anche un year di B, allora, year di B, maggiore di 1000, allora se è minore di 1005, maggiore di 1003. Proviamo un po' se funziona. Sì, lo mostro anche, perché se no, se non lo mostro, non è. Allora, lo mostriamo anche, ecco, mostriamo DB tra le variabili, meglio. Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Lo mostra, ok, vedete che sono tutti i valori tra 1003 e 1005, li possiamo anche ordinare, ecco, i primi sono. Vabbè, poi qua c'è il problema di visualizzazione dei secoli, che è un'altra storia. Questi qua probabilmente sono secoli. E vabbè, anche tutti i primi gennaio che vedete, ci sarebbe il problema che anche questi probabilmente sono anni. Vabbè, la visualizzazione del tempo è un po' un problema, leggermente più complesso, però comunque in linea di massima io ho filtrato tutti i casi che stanno tra un determinato range temporale in modo efficace. Quindi appunto con questo filtro qua. Ovviamente, diciamo, se io seleziono i risultati della query in questo modo, poi anche la timeline va a riflettere, cioè se la query ha un determinato insieme di risultati, quelli sono i risultati che vengono mostrati anche nella timeline. Quindi sì, si può fare. Lo stesso vale anche per qualunque altro tipo di data, quindi la data di fondazione di una biblioteca, la data di morte di una persona, il floruit, cioè tutte le date si possono filtrare in questo modo. Al di là poi dei problemi di precisione delle date, che sono tutto un ambito più complesso. Ok, allora Davide ci lascia, se non ci sono altre domande, possiamo anche chiudere. Carlo, idee per la conclusione? Che è andata molto bene, abbiamo visto un sacco di cose interessanti, quindi poi appunto, come hai detto tu, c'è la possibilità di contattare, di scrivere le chat, di chiedere le chat anche tramite mail, nella lista o personali, quindi va benissimo. E poi sappiamo che c'è anche la pagina di Wikipedia su cui si Wikidata su cui si possono chiedere, quindi insomma, a Sì. questo punto bisogna solo provare, ecco. Qual è la risorsa ultima che però funziona sempre? Cioè, se una query si può fare, lì la sanno fare. Quindi, sì. O se no ti dicono che non si può fare. Per cui, sì. Ok. Quindi.